Consigliere Pettinari, lei questa mattina torna per l'ennesima volta a parlare delle problematiche che riguardano il quartiere di Fontanelle, soprattutto la zona di via Caduti per Servizio. Lei parla di spaccio di droga e di altri problemi che investono i tanti residenti onesti di questo quartiere. Sì, qui siamo in guerra, come ho detto io questa mattina siamo venuti qui per combattere una guerra a viso aperto contro i criminali, gli spacciatori, perché non ce la facciamo più. I cittadini onesti hanno mappato lo spaccio, i signori della droga, e mi hanno inviato una segnalazione dettagliata su tutti quelli che sono i nascondigli della droga, vicino alle casette per disabili, le casette che hanno appena realizzato, nei tombini, poi sotto a delle recinzioni, coperte da edera, addirittura si sono organizzati per mettere delle telecamere sopra i balconi, sopra le loro abitazioni, per monitorare anche l'arrivo delle forze dell'ordine. Questo è un qualcosa di gravissimo, hanno anche individuato qualche cittadino, vengono minacciati ogni giorno, intimoriti, chi passa le informazioni a Pettinari, se si continua così bruceremo anche i palazzi. Dovete venire e metterci la faccia e venire, per cui sono vigliacchi, non vengono qui quando ci sono le telecamere e televisione. Allora io dico basta, bisogna intervenire immediatamente per sfrattare le 15 famiglie di occupanti abusivi, perché loro non hanno bisogno dell'alloggio popolare, utilizzano l'alloggio popolare come bottega per delinquere, perché hanno grosse quantità di denaro e hanno macchine parcheggiate da 70.000 euro. Qui c'era una postazione fissa di polizia H24 e i problemi vennero tutti quanti risolti. C'è bisogno nuovamente di questa cosa per garantire la sicurezza dei cittadini e dei residenti, perché, concludo, ci sono 500 famiglie bisognose in graduatoria che hanno necessità di un alloggio popolare e non possono avere l'alloggio popolare perché i delinquenti sfondano e occupano abusivamente e utilizzano le case per sfrattare, per spacciare droga, e questo non è più concepibile. Io continuerò questa guerra fino a quando non risolveremo il problema.